Sono un po' forzuta, cioè poco, però sono forzuta. Come state? Allora, io bene. Bene perché è passato un altro anno e che succede? Riniziano le fiere. Quindi va bene perché siamo di nuovo in contatto con le persone. Male perché di nuovo un lavoro nella preparazione delle fiere. Tant'è che adesso la prima fiera è quella della meccanizzazione agricola, fiera nazionale, 4 giorni qua a Savigliano, che quest'anno tra l'altro compie 40 anni, quindi insomma fanno un po' di festeggiamenti. Detto questo, sono qui nel magazzino per iniziare a prendere un po' di roba perché monteremo lo stand della fiera, visto che 4 giorni trasmetteremo proprio da là dentro. Quindi già così vi invito, la lancio lì, se qualcuno passasse la fiera della meccanizzazione agricola, nell'area Ecotec ci troverà, mi troverà, quindi sarò ben contenta di salutarvi, oppure voi stessi potrete salutare in radio chi vorrete. Detto questo, mentre parlo devo anche lavorare, sennò poi mi sgridano perché dicono che mi fermo e non lavoro abbastanza, quindi vado a prendere un'altra valigia e torno, ok? Dicevo, detto questo però è bello perché le fiere ci danno la possibilità di conoscere gente, di stare in mezzo alla gente, ma anche di conoscere alcune realtà anche dal punto di vista culturale, ma anche quello che può essere, diciamo così, il lavoro anche di tutti i giorni per qualcuno di voi, come quello appunto della meccanizzazione che è il lavoro nei campi. E io sono contenta, sapete perché? Perché ho già visto presidente del consorzio del Nord-Ovest per quanto riguarda la provincia di Cuneo, che quest'anno, vabbè, lui ha detto l'ho portata per te, no, vabbè, in realtà l'ha portata per vendere, però è riuscito di nuovo ad avere la Mieti Trebbia. Enorme, mi piacciono le Mieti Trebbia. A me mettevano paura, mi mettono ancora angoscia quando le trovo per la strada, nelle stradine piccole di campagna. Tant'è che quando imparavo a guidare ed ero con mio papà, prendevo la patente, ho incontrato una Mieti Trebbia, per poco vado nel fosso per lasciarla passare. Mio papà mi ha detto: "Ma sei fuori, stai ferma qua che poi loro passano". Comunque, detto questo, mi fanno angoscia, però la possibilità di salirci sopra, e ci salirò di nuovo quest'anno, è qualcosa di... Ah, per me è bellissimo. Mi sento un po' una bambina con i giocattoli. Lo so che il trattore, insomma, non è proprio il giocattolo di tutti, però essere lassù, guardare tutti, e poi avere tutti i comfort, perché adesso diciamocelo, alla fine i trattori hanno tutti i comfort, dall'aria condizionata, alla radio, al frigobar, insomma, di tutto e di più. Quindi stanno comodi, ma lo devono anche essere per il lavoro che fanno nei campi e per le ore che ci passano e soprattutto nella stagione in cui ci lavorano, che fa veramente caldo. Quindi insomma sono contenta perché almeno potrò di nuovo tornare a giocare con la Mieti Trebbia. Ma a parte questo, come dicevo, il bello è poter anche conoscere, ad esempio, la produzione piuttosto che alcune attrezzature che servono per far sì che lavori la terra e che portiamo in tavola quello che poi mangiamo, quindi questo mi piace. E poi mano a mano ci saranno le altre fiere, quindi sì, effettivamente insomma sono pronta per partire poi anche con le fiere successive. Qual è l'argomento di domani? Beh, allora mi collego a quella che è la fiera e quindi vi chiedo qual è la fiera che preferite, o meglio vi piace andare per fiere? Se sì, quali preferite? Quelle tipo di primavera con tante bancarelle dove poter acquistare di tutto, oppure le fiere che magari sono più settoriali, dedicate a un settore specifico, e qui ci può essere appunto quella della meccanizzazione, piuttosto quella legata ai fiori, piuttosto quella del camper, piuttosto quella dei libri, dei viaggi, insomma, ce ne sono veramente tantissime. Quindi fatemi sapere domani se ci sono delle fiere che vi piacciono particolarmente, oppure se siete di quelli che, ahimè, vi tocca subire chi vi porta e che quindi tu, ci andate dietro, ma proprio non avete voglia di andare a vedere queste fiere. Sono curiosa perché ogni volta riuscite anche un po' a, come si dice, a meravigliarmi, e quindi sono curiosa di sapere queste fiere. Io, dalla mia, se non fosse per lavoro,
Sono comunque attratta dalle fiere, sia quelle dove si mangia, che c'è roba da mangiare, quindi da assaggiare e da comprare, ma anche fiere magari più specifiche, come ad esempio una che non sono ancora riuscita ad andare e spero quest'anno di poterci andare, è il Festival dell'Oriente. Ecco, l'Oriente non mi piace tanto, cioè non mi ispira tanto, nel senso però un festival dedicato all'Oriente, sì, mi piacerebbe andarlo a vedere, quindi quando tornerò a Torino spero quest'anno di poterci andare. Basta, detto questo chiudo perché è già tardi, perché poi mi sgridano, perché devo continuare a lavorare, perché il furgone in realtà è ancora vuoto e quindi se non lo carico domani non posso montare la fiera. Quindi vi lascio, però vi do appuntamento domani mattina, come sempre alle 9:30, vi aspetto, poi pensateci, pensateci, domani mi darete la risposta dedicata alle fiere. Vado, tanto continuo. Grazie, ciao, buona serata. Un abbraccio, così e un bacio.